Progetto procede speditamente, rispettando i tempi del cronoprogramma, tant'è che siamo uno dei pochi progetti che sta avanzando celermente. In questo voglio ringraziare la Regione Campania che sta dando una grandissima mano, il dottore Fabrizio Manduca, che è il responsabile, il presidente De Luca, e stiamo veramente facendo un grande lavoro perché comprare l'immobile è, diciamo, il lavoro immane che ci aspetta e stiamo aspettando appunto la congruità dell'ufficio delle entrate di Napoli perché Salerno non si è reso disponibile sui tempi e quindi, visto che noi dobbiamo andare celermente alla congruità dei prezzi degli immobili da acquistare, stiamo procedendo. A breve partirà il primo progetto già finanziato e già l'appalto dei lavori del rifacimento della piazza di Piazza Plebiscito. Fra una decina di giorni sarà fatta la gara d'appalto e quindi poi partiranno i lavori. Quindi, diciamo, sono ottimista. Siamo in una fase cruciale, chiaramente, perché l'acquisto dell'immobile è la fase cruciale di questo progetto. Poi, chiaramente, ci saranno momenti diversi, però devo dire che sono contento anche della risposta dei cittadini che hanno dato a questo progetto. Ci sono state 63 richiesta di vendita di immobili, quindi la cosa possiamo anche scegliere da questo punto di vista perché è stata fatta e sarà fatta la graduatoria, sarà una graduatoria a scorrimento. Chiaramente, se non si trova l'intesa con alcuni proprietari, si scenderà in graduatoria e si compreranno questi immobili. È chiaro che rappresenta il fiore all'occhiello non solo di Sanza, lo ripeto, ma anche del Vallo di Diano. Perché riteniamo che le zone interne, le aree interne debbono avere questi momenti, potremmo essere come progetto pilota del borgo dell'accoglienza, essere la pilota per tutto il Basso Cilento e anche del Vallo di Diano, per capire le potenzialità turistiche che ha questo territorio. Noi ce la stiamo mettendo tutta perché è un lavoro non di poco conto. Ci si può rendere conto anche con l'esiguità del personale che abbiamo sui comuni, stiamo facendo veramente un lavoro immane. Ovviamente il popolo di Sanza è un popolo ottimista, però bisogna capire che c'è anche lo scetticismo, perché praticamente, come sempre, quando si fanno cose politiche, la gente si fa tante strane idee e quindi fino a che non verrà concretizzato il progetto, non vedremo la nascita di questo progetto, non vedremo lo sviluppo, o meglio ancora, non si vede quel poco di occupazione che ci si attende da questo progetto, sicuramente saranno tutti quanti scettici. Quindi sta a noi convincere di invertire la tendenza. L'altra sera io l'ho detto anche al gruppo di centrodestra che ci ha chiesto un incontro per capire l'iter del progetto e per fare lo stato dell'arte, noi abbiamo detto che bisogna abbattere lo scetticismo che un po' regna nelle popolazioni meridionali, ma soprattutto nelle zone interne, e dobbiamo far capire alla gente che è un momento particolare. Siamo stati baciati un poco dalla capacità, un poco dalla fortuna, perché ci vuole anche un poco di fortuna, quindi Sanza porta avanti questo progetto di 20 milioni di euro, un progetto pilota, e come dicevo, cari sanzesi, lancio anche un appello, questo è il momento di dimostrare di essere veri sanzesi e possiamo dare una dimostrazione a noi stessi, ma anche a tutto il territorio del Vallo di Diano e del Basso Cilento.